Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Talvolta qualche buona notizia giunge anche dall'aldilà della Manica, in particolare da Londra. Abbiamo una buona notizia che giunge da Londra, da che leggiamo sui principali e più venduti quotidiani nazionali e internazionali, che Londra non si opporrà al mandato di cattura spiccato per Netanyahu, responsabile, così pare, di crimini particolarmente gravi. Ovviamente i crimini dell'imperialista Netanyahu sono riferiti al trattamento disumano riservato a Gaza e alla sua popolazione. Come più volte abbiamo sottolineato, la popolazione di Gaza è ormai da tempo vittima di un vero e proprio massacro che Israele, con l'imperialista Netanyahu, continua a giustificare usando i due teoremi della lotta contro il terrorismo e del diritto di Israele di difendersi. Due teoremi fallaci, da che, come più volte abbiamo ricordato, la lotta al terrorismo non si fa certo colpendo i civili, donne, anziani e bambini, e ugualmente il diritto di difendersi non si esercita aggredendo altri territori, come avviene ormai puntualmente da tempo ai danni di Gaza. Dunque, Londra prende una posizione forte, chiara e coraggiosa, a differenza del governo italiano, pavido e sempre subalterno all'imperialismo di Washington e di Israele. Londra dice che non si opporrà allo stato attuale, alla proposta di cattura e di arresto di Netanyahu. Vedremo se altri paesi europei, benché Londra non sia più nell'Unione Europea, per fortuna sua, seguiranno questa strada che ci pare una strada più che sensata, più che giusta.